per le modalità in cui è stato, con le quali è stato commesso. Oltre che me, anche voi siete abituati a questo tipo di modalità esecutive in pieno centro e in pieno giorno, e quindi è abbastanza grave e sottolinea la spregiudicatezza di certa criminalità. Però nello stesso tempo dobbiamo dire che le forze dell'ordine e la magistratura ci sono presenti anche quando accadono questo tipo di reati. Infatti io sulla soluzione di questo caso, proprio dell'omicidio di ieri, sono ottimista e positivo per la soluzione proprio anche per quanto riguarda l'esecutore materiale di questo fatto. Cioè esiste, come abbiamo detto più volte, esistono vari livelli di criminalità organizzata, vari livelli di camorra, dal cavallo di ritorno per una macchina o un ciclomotore rubato alla camorra in grado di entrare nel dark web e ordinare grosse partite di cocaina. Abbiamo una camorra molto violenta presente anche in pieno giorno nel centro di Napoli, però allo stesso tempo abbiamo una presenza di polizia, carabinieri e guardie di finanza molto forte, molto significativa e di qualità. E al punto che sì, ci sono stati anche negli ultimi anni decine di omicidi, ma la percentuale di soluzione di questi omicidi è altissima, si arriva all'80% della scoperta degli esecutori materiali e spesso anche dei mandanti di questi omicidi. Sì, una camorra violenta, ma uno Stato presente, se noi in questo caso intendiamo come Stato, forza dell'ordine e magistratura.